Tragedia a Catania, dove una neonata di 3 mesi è morta nel sonno, lasciando nel dolore una giovane coppia residente a Guardia Mangano, frazione di Acireale. La piccola è stata scoperta fredda e non reattiva dai genitori dopo averle cambiato il pannolino. La polizia del commissariato cittadino sta conducendo le indagini e ha posto sotto sequestro la loro abitazione vicino alla stazione ferroviaria. L'obiettivo dell'indagine è chiarire eventuali responsabilità dei genitori. La magistratura ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita all'obitorio del policlinico per l'autopsia. Le prime informazioni suggeriscono che la neonata è giunta al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venere di Acireale, già priva di vita. Non ci sono evidenze immediate di maltrattamenti sul suo corpo, ma ulteriori accertamenti verranno effettuati nei prossimi giorni. L'ipotesi principale è che si tratti di una sindrome da morte in culla che colpisce improvvisamente i neonati tra 1 e 12 mesi di vita.